L'integrazione di pratiche DevSecOps nei flussi di Continuous Integration e Continuous Deployment, CI/CD, garantisce sicurezza al software rilasciato e permette, grazie ad alcune automazioni, di erogare infrastrutture sicure. Oggi vediamo 5 pratiche in ambito DevSecOps da applicare sui flussi di CI/CD. L'analisi statica del codice. È quel processo che consente a un team di scrivere codice più pulito e più sicuro, garantisce un'ispezione continua del codice e mette a disposizione tantissime regole automatizzate che proteggono il progetto e guidano l'attività del team di sviluppo. L'analisi di sicurezza delle immagini presenti nei nostri repository, che garantisce un set di immagini già scansionate e per questo sicure da utilizzare. L'analisi di sicurezza delle immagini che contengono il nostro software durante la fase di build. In questo caso, a essere analizzate sono le cosiddette dipendenze, librerie e tool. L'applicazione delle policy di sicurezza in fase di rilascio. In questo modo abbiamo la certezza che il software eseguito nel rispetto delle regole suggerite da community e aziende in ambito cyber security, riconosciute a livello globale. Infine, il monitoraggio del software rilasciato nei diversi ambienti. Si tratta di verifiche e correzioni automatiche che servono per rimediare eventuali vulnerabilità di sicurezza che si verificano dopo che il codice è stato rilasciato. Integrare queste pratiche DevSecOps nei flussi di CI/CD non solo aumenta la sicurezza, ma rende il processo di sviluppo più efficiente. Se vuoi introdurre nella tua azienda queste o altre pratiche DevSecOps, contattaci!